c'è però più veloce. Sì, 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 più veloce proprio. Vai, vai, vai. Go, go, go. No idea what he said, but... Hi everyone, this is Anya Lasagna and I'm very, very excited about today's video. Excited and also extremely nervous because this is the first time I'm not alone. I have a special guest. Ta-da-dum! Ciao! This is Luigino. Puoi introdurti un po'? Ma cosa da dire? Io ho fatto molte cose. Principalmente ho fatto il pilota di moto nelle gare di enduro, Parigi Dakar, in rally dei faraoni. Poi finito, questa è la mia passione nella cucina, ho fatto un po' il cuoco in una trattoria che avevamo nei Colli Asolani, per cui diciamo ho fatto più cose. So for today's video he's going to explain everything in Italian and Luigino did work as a cook before, so sono un po' nervosa. Oh, ok. Ok. Allora, cominciamo? Sì. Qui dentro devi sbattere due uova intere e due tuorli. I heard uova, but I don't know what uova intere. Is it white? Bianco o tutto? Intere. Due intere. Intere. Ah, interia. Due tutto. Ah, ok, tutto. E due tuorli. Tuorli. Attenzione. Tuorli. 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 Che cos'è? Quello dopo. Tuorli, tuorli, tuorli d'uovo. Tuorli d'uovo. Bianco? Solo rosso. Solo il tuorlo è rosso, l'albume è bianco. Perché è rosso? What is rosso? Il rosso okay. D'uovo, questo è il rosso d'uovo. È rosso? Solo quello. È giallo. Ah, beh, giallo. Si chiama rosso d'uovo. Ah, in si chiama, ok, ok. Attenzione. Okay. Is he watching me? I feel like he's so impatient with me. Più veloce però, più veloce. Sì, sì, sì. Proprio, più veloce il cuoco. Devi sbattere le uova, bene. Ok. Basta? 400 di latte, 400. 400%? No, 100. 400. 100. Ok, ok, ok. Velocemente, velocemente. Adesso verso il latte lì, sempre mescolando. I learned the word mess the other day. Hold on, let me remember. Grazie. Casino. Adesso devi pesare 240 grammi di farina. Farina. Sì. Lo so! Farina is flour. 240. 240, 240, ok. Vai, vai, vai. Go, 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 go! Adesso piano piano devi mettere, aggiungere la farina mescolando. Non fare grumi. Metti giù quello, tieni con la mano e fai girare. No, no, piano piano. Ah. Questa appoggia qui, appoggia quello e tieni la terlina con la mano. No idea what you're doing. Are we making pastry? Why it's hot. Vorreste cantare mentre... Tu canta. No! Tu sei una cantante. No! Tu puoi cantare. No, 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 tu. Io no, non canto. Va bene? È buono. Adesso un pizzico di sale. Un? Just one. Beh, con quelle mani piccole anche due. Ok. Ancora? Ancora? Sì. Due cucchiai di burro fuso. Sono stato buono, ti ho già preparato il burro fuso. Ok? Fuso. Infused with burro. Sì. Ah! Hai preparato! Sono stato buono! This is a melted butter. Quanto? Tutto, tutto. Due cucchiai sono. Due cucchiai. Two spoons. Due. Ah, two. Ok. Come si dice un cucchiai piccolo? Cucchiaino. Cucchiaino. Cucchiaio, cucchiaino. Cucchiaino. Ok. Bene, bene. Finisci. Questo adesso lo mettiamo nel frigorifero a riposare. Aha! Per quanto dormire. Tempo? Per quanto tempo? Non è importante. I think it's just helping me with everything. Frigoro, that I know. Assistente. Assistente. Frigorifero. E basta. Bene. No? Finito. Adesso si comincia. Ok. Fritare la cipolla. Cipolla, ok. In cubi? In... Finemente. Fritare. Piccolissimo. Sì, sì, piccolo. Ok. Piccolo, piccolo. Va bene, piccolo. Attenta alle dita, perché il coltello dietro la mita taglia molto. No idea what he said, but... I can't concentrate, even though I know how to cut these things. Just because he's standing right next to me, I feel like I'm taking a test. Is this a special onion that doesn't make you cry? Never mind. Piangi. Piangi. Piova dai miei occhiali. Occhi. Occhi. Piove dai tuoi occhi. In italiano lacrime. Lacrime. Lacrimo? Lacrime. Lacrime. È verbo?
Lacrimare? Lacrimare. Io lacrimo. Quando taglio le cipolle, io lacrimo. Due cucchiai di olio. Due. Adesso tritare gli asparagi. Ah, asparagi! In altri paesi? Sì. Ho visto solo verdi. Sì, verdi. Sì, anche in Italia ci sono verdi. Quelli verdi sono più adatti per fare il risotto. Ah. Ok. E bianchi per? Bianchi per mangiare con le uova, per mangiare in altre cose che non ti posso dire. Sento odore di bruciato? Bruciato. Odore di bruciato? Ah. What? Did you fart? Brucia. Brucia? Non capisco. La cipolla brucia in pentola. A mano? No. Peccato? No. No? Ah! Oh, he's telling me to. Adesso man mano che sono pronti, li butti dentro. Ah, ok. Una torta con asparagi. No, no. No? Adesso un po' di sale, un po' di pepe. Ok. Un po'. Un po' di più. Questo non è un po'. Molto, molto po'. Ma è pochissimo, eh. Adesso, ancora, la pentola quella. Rest. Ancora? Ancora un'altra cosa. Ok. Allora. 50 grammi di burro. 50, just from the eyes, ok, eyeball it. E questo quanto grammi? 50. Oh, so he already prepared for me. Hai preparato? Era così? Esatto. Ho trovato così. Ah, ok, ok. 53. Perfetto. Adesso si prepara 50 grammi di farina. 50 grammi. 50. 1, 5 o 5, 0? 50. 5, 0. Perché adesso la farina che tu metti dentro si deve amalgamare con il burro e deve tostarsi. Tostarsi. Amalgamare, capisco, tostarsi. Cucinare. Ok. Cucinare un po' la farina con il burro. Ok. Finché diventa soda. Soda? Si rapprende. Just a bunch of verbs I don't understand, but ok. Vedi che diventa un po' nocciola, color nocciola, perché si sta cucinando. Nocciola? Nocciola. 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 Non capisco. Frutta secca. La frutta secca, le nocciole, che sono negli alberi, nocciola, okay. Colore, nocciola. Walnuts? Ah, color of color, nut. Nocciola. Oh, ok, wow. Adesso devi misurare 500 di latte. I think I got this. Adesso metti poco per volta il latte, allora la frusta, frusta, frusta. Questa è la frusta. Ah, la frusta. E mi hai detto che ci vuole mezza ora per lenta, tutte? Tu sei troppo lenta. No! No! You didn't see that! No! Non hai visto niente! Noce moscata, noce moscata. Ah! Uno? No, grattugiare. Ah, grattugiare. Un po' di sale, due pizzichi di sale, un altro. Hai le mani troppo piccole. Puoi assaggiare se è buono. Se manca sale, cucina, si assaggia sempre. Taste it? Tasting. Tasting? Oh. But I don't know what I'm cooking, how do I know what? Mescola ancora quelli. L'asparagi e assaggia. Taste, ok. Taste. Sì. Sale, ok? È a buon punto la cottura. Cottura, is good? It's good? Cottura? Cottura. E dialetto? No. No? Cottura. È cotto? È sì. Cotto? Sì. Sì? Sì, sì, sì. Ok, possiamo andare avanti con il prossimo. Metti a scaldare la pentola. L'ho imburrata. Su, su, su. Su, 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 su. Se va bene, state a mescolare bene. Un piccolo? Ogni pentolino ci va un mestolo così, muovi il la pentola bene che deve entrare. Ah! Come si dice in italiano? Non lo so. Pancake! Pancake? No? Pancake. Ok. Did you just put his hand? Vai vicino così. Ma no? Caldo! Ma no, basta sentire no! Così. No! Why? Why are you doing
try my best. He told me that I need to have 26 of them. I think I will have 26 divided by 2, but we'll see. Le contiamo. Una, due, conta. Tre. Is he testing my knowledge of numbers? Quattro. Nove. Dieci. Quattordici. Dieci. Quindici. Quindici. Diciotto. Diciannove. Diciannove. Venti. Venti, perché ha mangiato. Tre in meno, vai, va bene. Brava. Yay! Adesso mi scegliamo quelli qui dentro. Sì, sì. Vai, vai. Adesso devi piegare. Fare un piccolo cubo. Cubo? Piccolo cubo, così. Ok, brava. Chiudi di più, chiudi di più. Chiudi di più. Così, così, così. E la metti nel forno tirata. What? Bruttissimo. Sì, un po' meglio devi fare. Sì. Did you say yes? Un po' meglio. Però dovresti farle un po' più belle, eh? Più precise. Oh, forse questa è un po' più bella. Adesso ci va una noce di burro, poco a poco burro sopra e poi grana grattugiata. Poco a poco sottile, ma no, troppo poco, ma tu sei tutta poco. Di più. Di più. Là, ok. Non poco. Sì, è poco quello. Ok, adesso grattugiare qua da sopra. Wow! Si devono gonfiare, le vedi? Perché in forno loro si gonfiano e diventano dorate sopra. Dorate? Sì, come l'anello. Ah, d'oro. Duro, dorate. Duro. Oh. No, duro. No? Come l'anello di oro. Io non ho gli anelli. L'anello di oro. Oro giallo. Oro giallo. Gold, gold. Gold. Ah! È una cuoca bravissima, Aria. Hai un futuro come cuoca. Un po' lenta, però dai. Crespelle di asparagi. Crespelle di asparagi. Ok. Bravo. Ottimo risultato. Ottimo. Wow. Un po' caldo, devo aspettare. Buonissimo. Alright guys, so now you know the recipe for crepes with asparagus and bechamel sauce, or in Italian crespelle con asparagi e bechamel. Bechamel. I want to give special thanks to my guest Luigino. That's tutto for today. For today. Is tutto for today. Sì, grazie. Ciao.